C'è un silenzio irreale a Campomasi. Sento gli occhi di tutti puntati su di me. Non dico niente. Mi avvicino al Chorten, il tipico monumento votivo buddista, e mi inginocchio. In questo momento sono solo. Paro la montagna e le chiedo: perché l'hai fatto? Una lacrima mi riga il viso. Dove sono le altre tende? Domando Roberto. Dove sono gli altri? Sono morti. Sono tutti morti. Sì, quello che è successo al K2 credo che sia, anzi, senza credo, la più grande tragedia della storia dell'Himalaya. Quando sono sceso dal K2, dopo 5 giorni che ho lottato per vivere, perché veramente la vita l'ho proprio graffiata giù dal K2. Questo per forza di volontà, per forza fisica, per forza mentale, eccetera, però io non sapevo che erano morte queste persone, perché io ero rimasto a 5 persone, perché avevo visto la mattina il serbo in salita, poi Jesus dopo il soccorso, che è Gerard McDonald, e poi credo gli altri 3, perché una valanga ci è arrivata sulle spalle, dove ho preso una bomba d'ossigeno in testa, e lì sono morte altre 3 persone, per cui il mio conto era 5. Quando sono andato al campo base, che non ho visto le altre tende, non c'erano più le tende degli altri ragazzi, che tornavo comunque da una battaglia bestiale con il K2, e ho chiesto a Roberto: ma sono gli altri? Dove sono tutte le altre persone? Perché mancavano troppe tende, mancavano troppe persone, erano tutti morti. Non riesco neanche a darmi la giustificazione perché sono morti. Credo che il ritardo che abbiamo accumulato in salita, credo, e poi lo sfinimento delle persone in discesa, che magari stanche, magari, ma anche mentalmente non determinate, una alla volta come delle goccioline, se ne sono andati tutti. Sono stato in vetta col gruppo di noi 6, senza ossigeno, ovviamente. C'era Wilcom, Gerard, Cassa, Cirin e Pemba Girgi. E io, 6. Quelli senza ossigeno erano un pochettino più lenti, ma non tanto più lenti, perché quando dallo sperone, in cima il K2 fa un po' una cresta, no? E poi va verso sinistra, in questo punto qua che mancheranno a 70 metri la cima vera, lì c'erano già i coreani che cominciavano a scendere, però noi eravamo lì, per cui anche se avevamo l'ossigeno non ci avevamo dato ore, ci avevamo dato forse mezz'ora, per cui erano le 6:30. Cassa mi ha fatto le foto di vetta, mi ha aspettato, era lì davanti a me, 2 metri, si è girato, io ho tolto dal mio zaino, la classica bandiera, le bandierine, per cui ho la bandiera dell'Italia, del Pakistan, dei miei sponsor, 4 foto, una telefonata con satellitare e poi ho detto a casa, giù. E io ho avuto la fortuna che istintivamente mi sono fermato. Questa è stata una fortuna che credo mi abbia salvato la vita. Questo istinto è quello che tutti gli alpinisti hanno, tutte le persone hanno, chi più chi meno lo allena, gli alpinisti sicuramente o gli atleti lo allenano. E le mie salite che ho fatto prima sull'Himalaya o anche sulle mie montagne, questo istinto l'hanno allenato bene, mi ha detto fermati Marco, perché non funziona qualcosa, e mi sono fermato. Io ero stanco, così sicuro ero stanco perché mi sentivo stanco, però no, non ho mai pensato di morire e non mi sono neanche accorto, non ero così vicino a morire. Logico, se in quel momento lì cambiava il tempo, era una bufera bestiale, non so come andava a finire. Però dal campo 3 in giù c'erano le corde e tornavo a casa mia. Credo che questo è stato per me un test troppo duro forse, perché è stato un test durissimo, però mi ha testato mentalmente, fisicamente e tecnicamente. Io fortunatamente questo test l'ho superato, purtroppo qualcun altro è morto. Però non è né un avvertimento, né tantomeno, come qualcuno ha detto, che abbiamo sbagliato tutti. Lì è successo che un piccolo errore ha creato altri errori che comunque erano ingestibili, non è che... perché se lì non succedeva quella persona che precipitava la mattina, credo, è andato tutto bene, perché con i Mike forse non si va da nessuna parte, però erano tutti comunque degli alpinisti, dopo chi più, chi meno forte, però è successo che purtroppo mi sono trovato in mezzo a un gran casino sul K2. Io lì ho avuto fortuna, perché sicuramente ho avuto fortuna, ho avuto la testa dura come credo il granito della Valmagino o del Badile, e anche fisicamente ho tenuto duro, per cui non ho nessun dubbio su quello. Non doveva succedere, quello di sicuro. Avere la bacchetta magica, buttare via il K2, riprenderei le mie 10 dita di piedi, ma soprattutto le 11 vite di quei ragazzi, perché
quei ragazzi sicuramente avevano dei figli, avevano delle mogli, avevano delle fidanzate, avevano dei genitori, dei fratelli, delle sorelle. Non doveva succedere, non doveva succedere. Beh, sicuramente il K2, con tutta la vicenda, mi ha insegnato ad apprezzare molto, molto, molto di più la vita. Io lo apprezzavo già tanto la vita prima, ma adesso ancora di più. Io apprezzo tutto adesso, apprezzo molto di più un sorriso a una persona, una stretta di mano, un bambino che sorride. Apprezzo molto di più tutto quello che la vita ti può dare. Veramente, ma veramente apprezzo. Oggi piove, apprezzo la pioggia che fa crescere l'erba verde e i fiori dei meleti. Pensa a te. Il K2 mi ha insegnato tanto, è stato spietato, però con me è stato un signore.